Austria, come si corre in Austria? Tutto bene, se corri in Austria? Io non lo so. Fammi un po' vedere la macchina. Ah, ma la macchina mostra diventa bella grossa, eh? Bella potente la Ferrari. E certo, ma quest'anno la Red Bull mi sa che fa il culo a tutti. Far culo, allora obiettivo disponibile. Chi è? Snekimi! Ciao bello, grazie! Un bacio enorme, grazie. Allora, vediamo un po'. Mantieni le gomme sotto 120 gradi. Vabbè, questo è facile, dai, non è difficile. Poi vediamo, obiettivo disponibile, dai. Raggiungi 273 km orari per più di 30 secondi. Vabbè, che ci vuole? Allora, obiettivo disponibile. Raggiungi una velocità massima. Questa è una cazzata. Ok, obiettivo disponibile. Vediamo un po'. Esegui 200 km durante. Che ci vuole? Che ci vuole? Vabbè, andiamo. Torniamo indietro. Iniziamo la prova libera. La prova libera ci abbiamo in Austria. La mappa non la vedo io, però. Vabbè, andiamo a vedere. Scendiamo in pista, andiamo a vedere. Matteo, oggi ho fatto la prima guida in autostrada. A Red Bull Ring, dove le colline si animano al rombo delle vetture di Formula 1. Le palline? Assaporiamo l'aria fresca delle Alpi, mentre ci prepariamo alle prove libere qui in Austria. Tu pensa, Red Bull c'ha una pista tutta intera? Tutta dei Red Bull, praticamente. Non lo sapevo, incredibile. Lupin, 3 euro, grazie, un bacione, grazie. Un bacione, grazie mille. Grazie mille, grazie, grazie mille, bellissimo. Allora, andiamo avanti. Qua, io. Grazie mille, 3 euro. Anche 3 euro fanno la differenza, grazie mille, bellissimo, un bacione. Allora. Ah, Red Bull Ring, non... Ok, giro veloce, non so che c'era scritto, che dovevo fare, non mi ricordo. Vabbè, ma a prescindere, qua faccio tutto. Allora, qua ci scaldiamo. Oddio, no, sta mappa la odio. Oddio, ma questa già l'avevo fatta, sta mappa della Madonna. Esegui dei giri costanti, ci servono dati concreti per elaborare la strategia di gara. Ah, qua faccio il record io. Oddio, qua è dove quando pioveva, che porca puttana, andavo giù avanti qua. Che qua me ci giravo sempre, me ci giravo su sta pista, mi ricordo. Mamma mia, ma io non mi ricordo come si gira qua però. Vabbè, sti cazzi, andiamo un po' a vedere. Devo lavorare un po' di più sul fatto che sgomma le ruote quando accelero. Qua è un problema, eh. Ah, qua non mi ricordo proprio sta pista. Minchia. Qua non me la ricordo io. Zero proprio. Vabbè, io qua sto a fare un paio di giri di prova, anche per provare la macchina. Vediamo un po' come va. Cioè, qua in realtà si va piano piano. Ok, come stiamo andando? Io sono Irena, grazie! Te voglio bene pure io, grazie mille per il mio, grazie. Oh, questi sono i bei messaggi che mi piacciono, grazie. Tra 10-15 minuti. Grazie, io sono Irena, te voglio bene pure io, grazie mille, un bacione. Grazie. Grazie. Oddio. Grazie, bello mio, grazie. Grazie mille dei 5 euro, porco demonio, grazie.
qua, piano piano. Ehi! Come faccio a non far sgomma? Ma è normale che sgomma quando accelero? O non deve proprio... guarda qua lo sterzo come fa. È troppo duro lo sterzo comunque. Non deve sgomma, no? Succede, grazie. Grazie. Ma che è? Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie mille, bellissimo. Grazie mille, Ste, grazie, un bacione. Grazie mille pure a Paschito dei 5 euro, porco demonio, così mi fate emozionare però. Ammo su White, grazie mille. Grazie mille, bellissimo. Oddio, no, non andà fuori pista però. Devo fare 1.10? Ma devo fare 1.10 o meno di 1.10? Non ho capito. Madonna, pare la macchina di Serena questa, come si muove a destra e a sinistra. Ok. Lo giochi senza aiuti? Allora, c'ho solo la trazione media. No, la trazione, a parte la posso pure mettere quella completa, eh. Cioè, come si fa a mettere... Posso mettere pure quella completa comunque, cioè non è... Tanto cambia poco, cambia. Devo stare attento solo sull'acceleratore. Ma cambia veramente poco. E i freni antiblocco purtroppo devo mettere su sì perché è troppo difficile. Ste, grazie! 5 euro, come stai? Gomme hanno raccolto dei detriti che ci faranno perdere aderenza finché non scompariranno. Grazie mille. Cioè, sì, sì, ma io anche così riesco a guidare. Anzi, forse guido pure più veloce. E la Madonna, fa pure Fausto, giusto? Anzi, con la trazione quella completa... Ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto molto... Anzi, con la trazione completa guido pure più veloce, mi sa. Grazie, Paschito! 71, 5 euro! Ma cosa succede oggi? Allora... Sì, sì, la villa con la piscina, sì, la Madonna, che mi chiamo X Murri. Grazie mille Paschito, grazie mille anche a te, grazie mille, un bacione, 5 euro, grazie mille. Ma chi era? Un citofono? Ma hanno citofonato? Ma hanno citofonato? Ah no, è qua dentro, è le cuffie, vaffanculo. Perché le cuffie sono talmente tanto buone queste, che mi sembra di sentire i rumori all'esterno queste. Queste qua da Sennheiser. Allora, grazie mille Ste, grazie mille, 5 euro, ciao bello, allora, grazie mille, e grazie mille pure DJ Fausto, porco di diavolo, grazie. A cazzo duro, come sempre fatto, per noi fedeli ci siamo sempre, grazie mille, bellissimo. Mua, un bacio enorme, grazie mille. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Allora, andiamo avanti. Qua, 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 andiamo, andiamo. Ah, ritmo di qualifica, vai. Anzi, vi dirò di più. Io l'ERS
Allora, il DRS è quello che si attiva quando stai dietro le macchine. Quello che si attiva dietro le macchine, quello purtroppo sarebbe meglio tenerlo automatico. Invece è quello che attivo io manualmente. Ok, questa è una simulazione di qualifica. Abbiamo stimato i tempi dei nostri rivali più vicini, così da sapere cosa dobbiamo battere. Sì, cheater. E cazzo è? Il programma di ritmo di... Ma che cazzo è che non va? Le gomme? Cazzo è? Ma che accendo? Grazie. Ma le gomme sono finite? Madonna, però no, dai, cioè, dai, alla fine 46% è tanto? L'usura gomma 46%? Dai, metto questa che è nuova, dai. È abbastanza, cazzo. Grazie, Ste, grazie mille, 5 euro, un bacione. Mua. Grazie. Nama. Cos'è che piove, Dio? No, non puoi. No, porco Dio. No, che è? Dio Cristo, Dio. Perché piove? Ma poi non mi ha cambiato le gomme, perché? No, impossibile così, ragazzi. Come cazzo fai? No, impossibile. Ma no, qua è impossibile proprio, Come cazzo fai? Cioè, con ste gomme come cazzo faccio a correre? No. Allora, esco. Allora, mi ritiro dalla sessione, mi ritiro e faccio quello dopo, perché sennò qua è un casino, Cioè, con ste gomme dove vado? Ma che è la prova libera numero uno? Mica tutto. Punti risorsa, vabbè. Valutazione, volevo fare pure la seconda, però è impossibile. Come cazzo fai? Oh, porco... No! No! Ma che è? Dove sta la prova? Ma le prove? Dove stanno? Ma pensa tu la Madonna. Le prove? Niente, mi serve la macchina veloce qua. Ciccibello, grazie mille. Mua. Grazie mille. Però guarda un po' là. Non so quando me la mette, però. Vabbè, dai, andiamo. Però c'è il sole. Spero. Oggi siamo qui. Oggi siamo qua perché andremo a fanculo. Allora, vediamo un po'. Il. Voglio mettere. Aiuti. L'RS è quello che attivo io? O il DRS è quello? Automaticamente. Qual è l'RS o il DRS? Quello che quando stai vicino alla macchina si attiva? A meno di un secondo. Qual è? L'ERS o il DRS? Merca. Il DRS è? Ok, vai col DRS.
Ok, mo è veramente simulativa la cosa. Woo! Proviamo un po'. Qua è tutto cielo per terra. Perfetto, allora scendo in pista. Proviamo a andare a fare un giro, vai. Giro di lancio. Fatto. Io. Siamo pronti. Chiesto! Grazie! 35 euro, grazie mille, bellissimo! È una madonna! Grazie! Una madonna santa, grazie mille! Baa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 a
Qual è il pulsante? 8? Ok. No, al contrario è. No, 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 aspetta, al contrario è. Mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato, è il contrario. Il DR, l'RS deve essere disattivato. Che lo attivo io manualmente. L'ERS è il DRS che devo attivare manualmente. Esatto, modalità sorpasso, ok. C'è sta Andrea Serinelli pure oggi? Grazie. Allora, mi devo concentrare, ragazzi, eh. Ok, a tutto. Com'è andata? GG! 1-6! E la portiamo a casa, mi sa. Dai! Com'è andata? Oh, è una figata di guidare così con... Minchia, però. 1-6. Mi sa che questi fanno 1-4, 1-3. Tocca troia. Verstappen, però, oggi... Non è in forma, eh. Ok, così siamo, diciamo, competitivi. Dite che è meglio così giocare. O alzo la difficoltà pure. Perché ieri ho messo 75. Grazie Rubinetto, comunque, un bacione. Muah. Grazie mille. Considerate che c'ho la macchina pure che è la più scarsa di tutti, eh. Cioè, Red Bull... Cioè, meglio di così, ragazzi, senza... Non lo so, 35 decimi, quello mi fa paura. Boh, vediamo un po', accelero un po' il tempo, vediamo. Verstappen ha già girato, vediamo un po' se tutti fanno due giri. No, ma qualifica e sprint significa che non ci sta il secondo giro. Sprint significa che parto primo per forza. Eh sì. Che poi stiamo là, 35-62 di stacco, insomma. L'unica cosa è provare col freno antiblocco. Il freno antiblocco
A che serve levarlo? Poi mi slitta le ruote, no? Quando freno. Come, a che serve quello? Cioè, non ho capito il freno antiblocco che è. Come si chiama? L'ABS? Che cazzo è? Il coso che quando che te... Che sennò fa... Sennò quando freni si inchioda, si blocca la ruota e va avanti. Credo. Vabbè, siamo primi. Sì, sì, non credo che c'è qualcuno che supera. Primi. E vai! Primi! E na madonna. Sono pure il più veloce. Ok. Bello, mi piace. Grazie mille Rubinetto. Dai, mancano solo 17 euro, ragazzi. Madonna, questa è una follia. Grazie a tutti comunque. Vediamo un po'. Ci abbiamo la gara, 8 giri soli. Vabbè, 8 giri, vediamo come va. Poi in caso studiamo la macchina. Oh! Ma che è? 25 giri? Voi mi state a dire che io devo fare 25 giri? Ma questi stanno fuori da capoccia. Ma che è, uno scherzo? 25 giri devo fare. Almeno non piove. Grazie a Dio, direi. Allora. Qua abbiamo un grosso problema tecnico. Prestazioni contrattuali. Ah, qua abbiamo un po' di cose che posso mettere, tipo. Vabbè, e diciamo, vediamo un po' un attimo la macchina mia. Il motore qua ho messo solo... qua aspetta un po', devo un attimo vedere una cosa. Metto... che era, che si surriscaldava, mi pare? Vabbè, intanto giro così, poi vedo se si surriscalda... Se si surriscalda, ragazzi, lo cambio. Qua era 23, 22, 23. O cambio questo, lo metto subito al 3. Oh, questo è importante qua, motore a combustione interna. Mi sa che questo lo devo togliere qua. Lo devo cambiare. No, no, il cazzo che ti sei in culo, parto dalla fine. È solo che è bello... è bello rovinato qua, cazzo. Ci abbiamo grossi problemi tecnici per quanto riguarda... le robe qua, vabbè, non è un problema. Allora, siamo pronti per correre, che dite? Minchia. Dai, dai. Vai, vai. Andrea, è difficile, è impossibile. Questa è la sprint, non è la gara ufficiale. Lo so, ma quanti punti mi dà? Mi danno punti? A me questo mi interessa, mi danno dopo punti? Dopo le qualifiche di ieri, oggi a farmi compagnia. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. Un treno di gomme, però rosse. Io metterei tutte rosse, voi che dite? 8 giri, dai, cazzo. Parto sprint per primo. Taglio da una bella botta. Io penso senza pit stop, tutto rosso. Ma no, ma io farei senza pit stop, senza pit stop, tutte rosse. 8 giri sono, ragazzi. 8 giri, beh, non credo che a me si rovinano le gomme. Quanti giri avevo fatto io all'inizio? Su 4 giri, 4 giri stava a 60% le gomme.
No, meglio le gialle. No, no, no. Le gialle, le gialle. È l'unica cosa, però devo vedere un attimo la benzina, perché 9 giri. Qua è meglio mettere 8 e 4. 8 e 5. Più, ok, 8 e 4. È più leggera la macchina. Ok. Proviamo. Porco Dio, sì. Chi è? Grazie gamer, ma io non sento la macchina, porca Eva! Non sento la macchina! Grazie mille, 50 euro! Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Ok, via libera. Aspetta, mo finisco, finisco la gara, poi ti saluto, eh. Ma che cazzo vuole sto scemo qua dietro? Mai lasciare l'interno! Ok. Cazzo. Oh, ma sto Perez mi sta proprio le costole, eh? Devo tirargli una bella frustata di quelle pesanti. Qua. Ma è impossibile, questo mi usa pure il DRS.
Dai! Oh! Pezzo di merda! Forza, puoi riprenderti quella posizione. Tranquillo. Bandiera verde. Tranquillo, io sto dietro. Stai tenendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Ah, ma come faccio a pigliarlo questo? È impossibile da dietro. Cioè, forse ce la faccio pure a vincere, però. Madonna, guarda sto rattura dei coglioni qua dietro le Perez, Dio. Loris! Grazie mille, Loris! Sento le gomme che tirano, eh. Quanto stanno le gomme? No, 20%, dai, va bene. Ultimo giro. Ma ti pare che io posso lasciare io lo spazio a questo? Assolutamente no. Attivo l'RS qua. Grazie Loris. Molto bene. Com'è? Sono andato bene? Pilota del giorno Arturo tutto duro pure. La Madonna. Madonna che fatica ragazzi. Dio Cristo. Bene, la gara sprint è giunta al termine. Gigi. Raga, poi cazzo, c'avevo pure la trazione completa. Trazione completa. A parte cambia poco, trazione completa e quella media cambia poco, Trazione completa e quella media cambia veramente poco.
Tutto bene, il boss family, siete? Grazie. Ciao bello. Allora, vediamo un po'. Con l'RS come giro? Vado bene, secondo voi? Già stavo per arrivare a Red Bull. Allora. Sì, sì, fino alle 3 adesso. A voglia. Oggi siamo qui tra le montagne austriache di Spielberg, che ospita il circuito con il tempo sul giro. Tutto a posto il micio. Restate con noi. Grazie mille, Gamer Tilly. Grazie mille, sia della sub che delle 50 euro. Grazie mille, bellissimo. Ti voglio bene. Grazie mille del supporto. Grazie di tutto. Grazie, bellissimo. Un bacione. Grazie, grazie mille, bellissimo. Grazie. Ne faccio un altro? Live fino alle 6, volete? Dalle 4 alle 6, Erston. Ne volete un altro ancora? Ne volete un altro? Io ci provo. Ah, io ci provo. Tanto è impossibile, cioè. Ma io ci provo, però è impossibile, ragazzi. Allora, io ogni volta che scrivo qui tra le ricerche ho paura sempre di far vedere qualche cosa di porno che non si può far vedere. A parte i miei gusti sono normali, cioè non è che dici cose particolari. Categoria... Ah, sto su TikTok, non posso dirlo. Maschioni. Caldi. Dio. Allora, come si fa? Live fino alle 6. Sì. Domattina. Se va qua, va qua. Eccolo qua. Sì. Allora, da che va Baro? Non ci posso andare. Non è giorno sgarro oggi. Allora, domenica, forse. Devo chiedere. Usciamo? Che dite? Però domenica magari si potrebbe provare. In possessione, scende in pista. Giro di lancio. Ok, andiamo a vedere come. Tutto a posto, state indietro. L'auto è pronta a scendere in pista. Dai, a parte scherzi, come sono andato sul tracciato? Matteo, cosa dice il micio quando mi angola? So cosa dice invece. Cioè, che significa? Che dice quando miagola? No, miagola, piange, cazzo. E gli farà male la gamba, che cazzo ne so. Però oggi l'ho visto che camminava, un po' zoppo, però camminava. Tornato a camminare, quindi. Ah no, è finito, lo lascio così. No, no, che scamma. Solo che senza aiuti, porca puttana, non è facile, eh. Ci siamo.
Senti il motore come va tutto. Scendiamo in ventesima posizione adesso. Chi è? Verstappen! Verstappen! Ma per pochi decimi sto bastardo! Bastardo! Bastardo da Verstappen! Grazie Fenico. Io m'associo anche se non posso dire perché. M'associo tantissimo. Anche se io fossi stato al posto loro avrei fatto lo stesso. Uguale, stessa cosa. Ragazzi, che devo fare? Ma allora, mi dite voi come devo fare. Devo restare dietro la macchina per prendere il DRS. Cioè, devo restare secondo per andare bene, per arrivare a primo, giusto? Poi gli ultimi giri, sorpasso, poi tengo la pista, giusto? Se non erro. Per non sprecare l'ERS, corretto? Io penso. A meno che se voglio restare primo, devo praticamente correre, tanto. Corro a bestia. E devo però staccare 2-3 secondi, 4. Per arrivare primo. Per forza. Ma Verstappen? Ma dove sta Verstappen? Ah, primo. Ah, è Verstappen, è sempre lui. Ma c'ho la macchina migliore della mia, ragazzi. Il problema è quello. Anche sulla classifica, no? Se tu vai a vedere la macchina, qual è la macchina migliore? Comunque lui c'ha la macchina migliore. Molto migliore. Io tra tutte ce l'ho al quarto posto ce l'ho. Se vinco sta classifica, forse arrivo superiore a tutti. La Ferrari arriva. Forse, ripeto. Vediamo un po'. Ma no, ma chi cazzo fa meglio di me? Impossibile. 1.6. Ai tempi facevo 1.4 quando stavo allenato. 1.4 facevo. Poi miglior giro teorico 1.5.6, 1.5.9. No! Che è successo? Secondi. Più veloce Verstappen da merda per 100. Per un decimo di secondo, vaffanculo. Per un decimo di secondo, cazzo! Tu pensa. Tu pensa la madonna. Vabbè. Allora, vado a prendere un momento il cellulare, vedo un attimo se mi ha sbloccato una persona e torno. Si spera. Thank you.
non commento, che è meglio. Ci sono cose inspiegabili nella vita. La voglio metterla là a cercare di capire. Non capisco. Ma che cazzo ne so. Ma porca troia. Allora. Andiamo, io! Gara! Ma non è successo niente, raga. Allora. Ah sì? Che è successo da Babba Cass oggi, Boss Feminist? Che è successo? Io non lo so. Ciao Lisina. Eccoci qui, siamo a Spielberg per il Gran Premio d'Austria di quest'anno. Non manca molto prima che i piloti si lancino verso la curva Niki Lauda, rinominata nel 2019 in memoria di uno dei piloti più amati di sempre. Mi pare che l'hanno preso in giro, ma che cazzo dici? La gara inizierà tra poco, ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Vai! Il campione del mondo, Max Verstappen, parte dalla pole position con una Ferrari al seguito. Nel resto della griglia invece... Ma perché dici con una Norris, Ferrari? E di il nome mio, no? Perez, Fernando Alonso, Hamilton, Leclerc, Russell, Stroll, addirittura Ricciardo, Gasly, Magnussen, Gasly, Bottas, Zhou, Albon, Ocon, Hülkenberg. Urco di... I preparativi sono quasi completati. Scendiamo in pista. Hülkenberg. Oggi qui in cabina sono affiancato da Davide Valsecchi. Benvenuto Davide. So bene quali sono i nostri ultimi preparativi prima della gara di oggi. Ma cosa mi dici dei... Sì, sì. Ah, non lo so che è successo a mio padre, ma... Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. Oh... Gomme gialle. Ok, allora io qui metterei un po' di benzina in più o in meno. Prima nella qualifica, nella gara di prima, quanta benzina ho utilizzato? Qua è 37,4 dei chili, 26 giri 3. Sto a pensare perché in realtà 25 giri, 25 giri, non lo so. Metterei tipo 20, 36 kg e mezzi, metterei tipo. Ah, l'hanno preso in giro per il PC suo vecchio. Lo so, ma mio padre è fatto così, ragazzi. C'ha un PC di merda. Vabbè, ma è così, cioè. Chi gliene frega a mio padre? Per andarci su Facebook, per vedere Facebook, ma che gliene frega a mio padre per vedere Facebook? Non gli frega niente, no? Mica ci deve giocare, mica ci deve fare. Cioè. Toh, guarda la madonna chi è entrato adesso. Allora. Vai. Porco Dio, ma te il porco Dio te l'ha detto mai nessuno? Sulla testa? Fai attenzione, c'è la Virtual Safety Car, riduci la velocità e mantieni positivo il delta. Attenzione, la Virtual Safety Car è stata attivata per via dei troppi detriti in pista. Ma che? Sono stato io? Sono stato io, ragazzi?
Vabbè, piano piano, piano piano, piano piano. La partenza è la cosa più importante. Possiamo usare il DRS, DRS disponibile. Che cazzo ho fatto? È la Madonna. Tra i due litiganti il terzo gode. Là davanti. Eh sì. Verstappen e Norris. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Ma non ero fatto del miglior tempo, che qua non riesco a spingere per questo passa questi. Dov'è che trovo spazio? Capolavoro, due auto in un colpo solo. Grazie. Lo capolavoro lo fa Michelangelo. Io non mi chiamo Michelangelo, okay, mi chiamo Matteo Chese. Lo fai sembrare facile, sì, al cazzo. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Arca pupazza questo qua davanti. Vabbè, ho un sorpasso esterno della Madonna gli ho fatto. Mi sembra essere tornato giovane quando guidavo i go-kart, cazzo. Cazzo caramba. Distacco dal tuo compagno di squadra è 4,0 secondi. Allora, ricarico un po' l'Hertz. Poi lo uso dopo. Ho
Ruota, ruota. Ma tu pensa la Madonna su Jack Norris. Madre. Ste, quando stacco qua. Vabbè, nuovo, già l'ho fatto milioni di volte, però. No, una volta l'avevo fatto già. Troppo lungo. Raga, io sono andato lungo, 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 eh. Mo che cazzo lo recupera più? Ok, l'ho preso. Ok, ce l'ho. Bella mossa, ben fatto. Qua mi fanno lo culo tutti e due. Dai però! Verstappen! Ma io ti fico un tappo dentro un bucino dello culo se ce li provi, cazzo! Porca puttana, sto cazzo di Verstappen qua davanti! Come sta messa la macchina? 23% delle ruote. Perché non mi si è attivato l'IRS? Vabbè, Verstappen mo lo pio.
Ok. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Ok, dobbiamo lavorare sui tempi sul giro, che al momento sono un po' irregolari. Proviamo a renderli più simili. Madonna, ma che cazzo di staccate devo fare qua per vincere? Cioè, non ho capito, scusa. Box quando? Dopo. Porca puttana, no, la iaia no. Cazzo. Sento che un po' si imbarca la macchina e non è più stabile. Pure il pilota si imbarca, mi sa. La finestra del pit stop si è aperta. E piglia pure un po' di ghiaia, dai! Così almeno... Torna ai box in questo giro e ricorda il limite di velocità o riceverai una penalità. Ricordatene quando ti avvicini. Dove stai i box? Ok. Non preoccuparti dell'obiettivo per ora. Concentriamoci su questo pit stop. Ma che cazzo me ne frega a me? A me interessa il pit stop a me. Io, via, a correre, vai! Fuori! Siamo settimi, cazzo! Non è possibile, settimi! Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ma chi spinge, la madonna? Ma chi spinge? Ok, non le devo portare a temperatura, devo portare a temperatura, no? A 90 gradi. Sergio Yandy! Perché andrei bimbo dal cazzo? Fai un favore a tutta la comunità di Formula 1. Lo fai sembrare facile. Ma che ci vuole? Charles deve fermarsi. Ma meglio! Che deve cagà? No, quando lui fa sempre cagà, te lo dico io.
Bandiera verde, il distacco dalla vettura che ti precede è 2,6 secondi. Ok, abbiamo a disposizione più carburante di quello che ci serve, quindi diamoci dentro e consumiamolo tutto. Sto a primo! E vorrei ricordare a tutti la difficoltà di giocare senza aiuti, eh? Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 2,6 secondi. Vabbè, vado tranquillo, io me la prendo tranquilla, no? Vabbè, come se fosse una passeggiata, dai. Attivo un po' l'ERS quando sto sui rettilinei. Ok. Come se fosse una passeggiata. Piano piano. Gesù! Madonna, veramente? Vabbè, è una curva un po' sbagliata, ci sta, dai. Temo che non sia proprio ciò di cui avevamo bisogno. Ascolta, non preoccuparti. Su col morale, ora concentrati sul resto della gara. Eccola là, porco. No! Oddio. Noni, porco. Mannaggia quello porco di... Che non te dico. Ho sbagliato, ho sbagliato. Un singolo errore, ragazzi, se paga caro nella vita. Bene così, non perdere tempo dietro di lui, dobbiamo sorpassarlo. Qua devo correre. Abbiamo un distacco dall'auto che ci segue di 2,1 secondi. Cristo, ma che è successo? Perché?
Tra i due litiganti, ma tocca a Segovia. Leclerc è ora in testa. Più o meno. Ma sono le gomme? O c'è qualcosa di rotto? Dove entro? Non c'è spazio. E lo spazio l'ho trovato! Minchia. Oh, 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 porco! Rigare con bollerza. Che sorpasso. Ma che cazzo dici, bel sorpasso? Ma quello... Ok, è fondamentale gestire bene le RS. Passiamo in modalità ricarica. Ah, figa di mamma, dalle grerce. Ah, avvertimento, io! No, quello figlio di puttana, no! Io! Qua devo prenderla tutto. Non mi si attiva. La faccio. Allora, a quanto ci vuole con me? Oddio. Ok.
Quante devo fa? Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Devo recuperare. Devo stare sotto un secondo. Poi butto giù l'ersa. Non respiro. Sto in apnea, porca puttana. Modalità sorpasso, ok, ce l'ho. Woo! Aspetta. Che non sia proprio ciò di cui avevamo bisogno, ma non preoccuparti, la strada è ancora lunga. Su col morale e concentrati fino alla fine. Ultimo giro, spingi. Porca troia. Ce l'ho proprio attaccato qua dietro, stupido imbecille, porca treva! Dove te le clerce? Calma Matteo, resta concentrato. Minchia! Mamma mia! No! Ma chi cazzo è Alexandre Arbeglione? Ma chi è Arbeglione? Ecco lo spettacolare Gran Premio d'Austria giunge al termine. Mamma mia, ragazzi! Fantastica! Madre! Oddio, no! Madre di Dio! GG! Con questa sono due vittorie consecutive, Carlo. Due vittorie consecutive, cazzo! Un semplice colpo di fortuna. È evidente che sa per fatto suo. Ma cosa possiamo aspettarci in futuro? Un bello pezzo di cazzo. GG! Grazie, borraccia! 60 mesi! Qui ancora una volta a celebrare la vittoria di una scuderia ormai abituata al podio. Gara perfetta e successo meritato per la Ferrari. Dai raga, questa è stata una bella vittoria o no? Non è stata una bella vittoria? Porca troia, sto a sudare come un gaimano.
Non è stata una bella vittoria. Faccio schifo. Che faccio schifo a guida, quello certo, ovvio. In più si potrebbe preparare l'assetto preciso. Con l'assetto preciso, a seconda dello stile di guida che ho io, si può fare un assetto fatto bene. L'unica cosa in più che si potrebbe fare, l'unica, ma è molto personale e l'assetto. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo. Ma che nel vivo? E levati! E una madonna! Rivalità, hai battuto Sorgente. E che ci vuole tanto a batterlo? Ma chi è questo? Ma chi lo conosce? 61 punti, esperienza, destrezza, guarda là, riflessi, tutto quanto aumentato, GG. Tutto aumentato. Leclerc, c'è, gli sono fatto il bucio del culo. Meglio, meglio, cazzo, meglio. Guarda, guarda. E ci vediamo domani, ragazzi, in un'altra puntata con Formula 1, con Arturo Cazzo Duro. Mo vediamo un attimo se posso migliorare un po' il veicolo. Veicolo, il 1 luglio, ok. Bello. Oh, vediamo un po' chi c'è la macchina più veloce. Ce l'hanno sempre loro, porca. Ce l'hanno sempre loro. Non gli posso fare un prestito, no? 11. Vabbè. Messaggi non letti. Vabbè, ci abbiamo i trofei qua. Nessun incremento attivo, perché? Stile retro. Ma questo non è stile retro. Vabbè, e comunque la macchina ce l'abbiamo buona, ragazzi, credo. O no? Più o meno. Più o meno. La macchina, la Red Bull, sempre che sta un passo avanti a tutti. RS in corso. Ecco, questo forse riesco ad arrivare primo. Però 24 luglio non ce la faccio. 24 luglio non ce la fa, impossibile. Non ce la fa. Però gli obiettivi l'abbiamo proprio. Lo rivediamo il contratto? Se hai un accordo a lungo termine, potrai interrompere il tuo contratto. Le scuderie non ne saranno certe. Rivediamolo. Rivediamo il contratto, perché non è che ci ho capito un granché. Vediamo un po' se riesco a farmi pagare di più. Niente, non gli sarà fa. Vabbè, penso che più di così non posso farlo. Ma non ci sta qualcuno che mi vuole... Un qualcuno che mi vuole sponsorizzare? No, è zero. I rivali non ci sta nessuno. Chi cazzo è il mio rivale? Nessuno.
Ste cose qua che cazzo so. Ah, ritmo. Ok. Perfetto. Stiamo troppo bassi comunque. Ah, questo. Lo metto tutto nuovo qua. Le batterie, ok. Però il resto devo... Devo mettere tutto nuovo. Tutti perfetto. I nuovi pezzi sono stati fabbricati. Verranno montati sulla vettura prima del prossimo Gran Premio. Domani Gran Bretagna! Grandi peccati in Gran Bretagna domani. Te lo dico io, voglia. Domani grandi peccati. 24 luglio, voglia. Comunque, ragazzi... Allora, sì, sì, ripubblicizzo, voglio Padre Pio. È una madonna se ripubblicizzo. Allora, ragazzi, noi ci vediamo domani con la Formula 1 su TikTok. Su Twitch, invece, tra poco cambio, vado di là e gioco a GeoWester un'oretta e poi giochiamo all'horror nuovo. Faccio l'horror nuovo. Mangio al volo, mangio, torno e poi a cazzo duro su GeoWester. Ci vediamo tra pochissimo, ragazzi. Tra poco. Vai. Ci vediamo tra poco. Arrivo subito su Twitch. Su TikTok invece a domani.